Ultima domanda e poi chiudiamo, andiamo in pubblicità e poi ci sarà il punto dolce. Dicevamo, questo è un fenomeno di grande portata, sia per quantitativamente che qualitativamente, sia per dimensioni che per specificità. Lei è un ex magistrato, è una persona seria, ma come si trova umanamente, culturalmente nell'ambiente del palazzo, diciamo, cioè quello che sta accadendo in questi giorni, agenti segreti, sparate pubbliche, azioni illecite a tutto tondo, e non sono eccezioni, sono un po', insomma, chi si è trovato a palazzo sa che sono, escluso gli agenti segreti che sono l'ultimo colpo di grande teatro, sono un po' la regola. Non si combatte e si scontra per risolvere i problemi, ma per costruire grandi manipolazioni e per avere il potere e poi gestirlo, che poi problemi di questa natura ricadano sui cittadini e siano determinanti sulla vita e la morte, perché comunque ci sono quartieri complicati anche a Bologna, non è un'isola felice come negli anni 60-70. Come si trova lei e che tipo di questione vede di fondo rispetto a questa cosa? Io devo dire che ho fatto l'assessore per 3 anni, questi ultimi sì. 3 anni, e ho avuto dei rapporti di grande amicizia anche con esponenti dell'opposizione, cioè c'è simpatia, c'è rispetto. E anche un po' di consociativismo? No, assolutamente, ci adduffiamo nella discussione, ognuno espone il proprio, però dopo ci si stringe la mano, non c'è. Sì. Il problema che lei sta ponendo è un problema allarmante, inquietante, l'ho definito. Sì. Perché fa parte della lotta politica. Io per la prima volta mi trovo ad affrontare una scadenza come questa e non immaginavo che si potesse cadere così in basso. Cioè mettere in campo degli agguati ad un candidato servendosi dell'opera di esponenti dei servizi segreti che devono ottenere documenti segreti e quindi in maniera illegale documenti che possano mettere in difficoltà l'avversario, tutto questo nel settore della destra, cioè due forze di destra che creano questi agguati, cioè che l'una forza contro l'altra, e tutto questo con l'intervento di esponenti della sinistra estrema, diciamo così, non so come definirli, della sinistra estrema che fanno in modo di veicolare questo documento di imbarazzo per uno dei candidati della destra per favorire l'altro candidato di destra. Questo è un problema, cioè è una cosa che io non credo si sia mai vista in altre città e in altre scadenze elettorali. Non è abbastanza ridicolo che questa battaglia venga fatta non per il presidente degli Stati Uniti o del governo italiano, ma per il sindaco di una città? Cioè, mi sembra anche la valutazione che io faccio è che chi ricorre a questi mezzi può mai ottenere la fiducia dei cittadini, specie sul terreno della sicurezza? Ricorrere ad agguati servendosi dei servizi segreti e di una opposizione per creare un problema all'avversario politico, è mai possibile affidargli una città e la sicurezza di una città? Ha il profilo, abbiamo l'ultimo minuto, ha il profilo per gestire una città, Guardalini? L'ONU no comment. Una risposta adeguata alla trasmissione. Ringraziamo l'assessore del Comune di Bologna, Libero Mancuso, per esserci venuto a trovare, e l'ex direttore del Dipartimento dell'ONU, Bruno Guandalini. Molte grazie, è stato un piacere. Grazie e a tutti gli ascoltatori, ci risentiremo. Spero presto. Su altri argomenti alla conclusione di questo turnover di campagna elettorale terrificante. Arrivederci. Tú no sabes.
E adesso il gesto dolce, mettiamo il cappello da cronista, da giornalista che segue le informazioni e mettiamoci il cappello da cuoco. Bene, siete pronti? Pronti a scrivere con la vostra matita? C'è l'assessore Mancuso ancora qui in studio che... Io ho bisogno del cappello per ovvi motivi. Oggi parliamo di biscotti d'avena, dosi per più di 30 biscotti. Salutiamo l'assessore Mancuso che si sta allontanando, abbiamo anche una telefonata in studio ma non riusciamo a rispondere. Quindi oggi parliamo di biscotti d'avena, dosi per più di 30 biscotti. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno oggi sono 2,5 tazze di farina integrale, che sono circa 250 grammi, 2 tazze di fiocchi d'avena, che sono circa 200 grammi, un pizzico di sale, 1/2 tazza di uva sultanina, 1/2 tazza di mandorle alla mela, 1 tazza di latte di riso o di soia, 3 tazze di olio di mais, 1 tazza abbondante di malto di riso o di mais o di grano, abbondate con la tazza se i biscotti vi piacciono più dolci, e 1 cucchiaino di vaniglia in polvere, 1 cucchiaino di crema or tartaro, questo è facoltativo. Quando li ho fatti io è venuto morbido, il biscotto è venuto morbido perché ci ho messo più crema or tartaro e quindi ve lo consiglio. Mescolate tutti gli ingredienti che vi ho appena detto, coprite tutto con un panno da cucina e lasciate riposare l'impasto per 1-2 ore. Dopodiché prendete la teglia dal forno e ci mettete sopra un foglio di carta da forno. Avete presente i fogli di carta? Adesso dovete dividere l'impasto in tanti mucchiettini per dargli poi la forma rotonda tipica dei biscotti. Come fate? Vi aiutate con un paio di cucchiai per dividere il composto in tanti mucchiettini e li schiacciate leggermente per dargli la forma classica tonda del biscotto. Cuocete a 190 gradi centigradi per circa 15-20 minuti. Non andate oltre i 15-20 minuti perché i nostri biscotti potrebbero diventare troppo duri o bruciarsi. I vostri biscotti a questo punto sono pronti e una volta freddi conservateli in un barattolo a chiusura ermetica. Anche per questa settimana posso dire che avete un ottimo prodotto da consumare ed è perfetto per la vostra salute. A questo punto buon fine trasmissione e ci vediamo venerdì prossimo alle 16:30 e buon appetito con i biscotti d'avena che vi ho appena consigliato.